Ciao a tutti, bentornati e benvenuti in un nuovo video. Questo sarà un video che non avete mai visto sul mio canale, proprio mai. E neanche mi sarei mai aspettata di farlo, perché io ho un po' una sorta di timidezza nel mangiare davanti agli altri, anche quando siamo a cena fuori. Così, non lo so, è una cosa mia. Però ho detto, oh mio Dio, lo voglio troppo fare, perché adoro questo genere di video. Adoro vedere i mukbang, i video ASMR mentre mangiano. Non lo so, mi rilassa tantissimo, soprattutto la sera. Però appunto questo è un mukbang, spero di pronunciarlo anche bene. Sono le 8:15 di sera. Sono andata a prendere questa cosa per fare questo video, che logicamente adoro alla follia, tanto che ce l'ho anche tatuata, per chi non mi conoscesse. E sto parlando appunto del sushi, ma tanto è inutile che faccio la misteriosa perché l'ho scritto nel titolo. Quindi appunto primo mukbang con il sushi. Sto morendo di fame, non ho fatto merenda per poter girare questo video. E anzi vi faccio una premessa, perché mi vedrete mangiare poco rispetto alle altre persone, a una persona normale, perché se mi seguite lo sapete, altrimenti ve lo spiego molto rapidamente, se no vi metto il link nella scheda. Mi sono operata allo stomaco, ho fatto un intervento bariatrico di sleeve gastrectomy, cioè ho lo stomaco ridotto, piccolino, quindi quello che riesco a mangiare io magari è quello che voi mangiate in 50 secondi. Quindi iniziamo, prendo tipo i tovaglioli, mi faccio una sorta di banchetto così molto DIY e poi vi faccio vedere cosa ho preso. Appunto, per il discorso posso mangiare poco, purtroppo io non vado più allo you can eat da tanto tempo, sono quasi 2 anni, o almeno sono 2 anni che non ci vado con quella passione, quella grinta. Ci vado a volte per far contente le mie amiche, stare un po' insieme, ma quello che mangio io è davvero è uno spreco. E quindi la maggior parte delle volte me lo porto a casa, praticamente prendo quasi sempre queste cose. Quindi qui abbiamo 2 nigiri con lo zenzero, che io odio, ogni volta tento di dire non mettermelo, ma lo lascio sempre. E qui abbiamo i miei preferiti, che sono i maki al salmone e questi qua con il gambero fritto, che sarebbe abby tempura, una roba del genere, con l'avocado. Poi vabbè, mi hanno dato la salsina di soia. Io non metto il wasabi, o meglio, quando mi danno quello fresco, quando sono nei ristoranti, lo mischio alla salsa di soia, altrimenti no. Altra cosa che io adoro del sushi è il sashimi, che però prenderlo a portar via costa un patrimonio, quindi no. Però sappiate che queste sono le mie cose preferite. E adesso voglio sapere, prima di iniziare a mangiare, a parlare eccetera, quali sono i vostri tipi di sushi preferito e soprattutto quale alimento vorreste vedere per il prossimo mukbang. Sono curiosa di vedere. Non rimanete sul classico tipo pizza, pasta, voglio vedere cosa vi inventate, non cose schifose, per favore, ve lo chiedo in ginocchio. Detto questo, iniziamo. Non so bene dove iniziare perché vado un po' a caso generalmente. Tolgo subito sta vaschetta, metto tutto insieme. Vado ad aprire anche la salsa di soia, lo farò in un modo un po' ASMR. Mi caso a fare queste cose, non ci fate caso. Tra l'altro mi piacerebbe anche troppo fare un video ASMR, perché tantissime volte alcune persone vengono sotto i video o anche nelle Instagram stories, dove a volte non mi riprendo, quindi sentite solo la mia voce, e mi dicono, oh mio Dio, è una voce troppo rilassante, tutte queste cose così. Quindi sarebbe troppo figo secondo me fare un video ASMR. Soltanto che intanto io mangio. Che buono. Io, se avete visto, tutto salmone tranne il gambero. Comunque sarebbe troppo figo, solo che serve il microfono, tra virgolette, diciamo così, adatto per farlo, quello che capta tutti i suoni, che è una figata, cioè vi cambia proprio la vita. Fatemi sapere se voi seguite questo tipo di video. Io l'ho scoperto in realtà molto recentemente, non è tantissimo, da una ragazza americana troppo brava, che raga, quando mangia, quando mastica, si sente proprio tutto, l'ambaradam, una meraviglia, sono pazza. Ma io l'ho cominciato a vedere proprio quando mi sono operata, perché non potendo mangiare, vedevo gli altri mangiare e in qualche modo mi saziavo. Non so come spiegarvi questa cosa, un po' contorta, magari ha senso. Adesso passiamo a questo, che io vorrei inquadrarvi soltanto quanto è meraviglioso. Io sono incantata dal sushi, proprio dalla forma, cioè è una figata pazzesca. Tra l'altro una volta feci un sondaggio su Instagram e tipo il 50%, il 40% di voi aveva risposto che non gli piace il sushi, e questa cosa è sconvolgente perché io ci vivo.
o meglio, più che ci vivo, diciamo che una volta a settimana me la faccio. Che poi può essere che io non finisca neanche tutta questa roba, perché logicamente stamattina che mi sono svegliata ho detto faccio questo video fantastico, mi è preso un mal di pancia, quindi vediamo dove possiamo arrivare. Di cosa volevo parlarvi? Allora, prima di tutto, Grande Fratello. Oggi è martedì 22, quando sto girando questo video non so quando riuscirò a caricarlo e tutto, perché il programma con cui edito i video, Final Cut Pro, decide di crashare. Mi avete corretto che su Instagram vi avevo detto craccare. Ogni volta che lo apro speriamo di riuscirlo ad aggiustare e così potrete vedere questo video. Comunque appunto oggi è martedì. Praticamente cosa sono venuta a scoprire? Che la maggior parte degli sponsor del Grande Fratello, quindi quelli della spesa, della cucina, dell'acqua, praticamente quasi tutti, quelli della piscina, hanno rescisso il contratto con questo programma per via del comportamento dei ragazzi. Che secondo me è top come cosa, il trash assoluto. Da una parte, che vedevo di, fanno pure bene. Penso questo sia il Grande Fratello, almeno da quello che io ricordo, da quando lo guardo. Questo è sicuramente il Grande Fratello in assoluto peggiore che io mi ricordi, poi non lo so. Comunque adesso passo al mio preferito in assoluto, che anche questo notiamo quanto è bello, il nigiri. Ve lo metterei comparato al tatuaggio, ma poi sembro stupida. Teoricamente il nigiri andrebbe messo pucciato dalla parte del salmone. Io puccio sempre tutto dalla parte del riso perché, regà, io vado pazza per la salsa di soia. Quindi pucciamo e mozzichiamo. È troppo buono. E il primo nigiri è andato. Continuiamo con il maki. Quindi vi dicevo appunto, questo Grande Fratello per me almeno è stato un flop totale, cioè da tutti i punti di vista. Io adoro Barbara come conduttrice, però onestamente questo Grande Fratello l'ha troppo pilotato col fatto del pomeriggio 5, domenica live eccetera. Mi sembra di vedere sempre la stessa storia e questa cosa è un po' pallosa. Un po' tanto. In più io speravo di vedere un Grande Fratello soltanto con i NIP, quindi le persone non VIP. Però è andata così. Speriamo in un Grande Fratello VIP migliore o in un NIP migliore. Non lo so, non mi sono aggiornata sui prossimi programmi. Fatemi sapere voi che ne pensate di questo Grande Fratello, se vi sta piacendo, se avete un personaggio preferito. Io ad esempio sono molto indecisa, perché mi piaceva Danilo ma ultimamente sta facendo troppo il galletto, mi piaceva Matteo ma ultimamente si è smosciato da quando si è messo con Alessia, quindi sicuramente penso che tra tutti, e questo dall'inizio, perché se avete seguito la prima puntata del Grande Fratello e le mie Insta Stories, sapete che ho sempre detto che Angelo è il mio preferito, perché io già lo conoscevo da prima che entrasse e è davvero una persona deliziosissima, da sempre tipo lui. Spero vinca, perché onestamente è l'unico che trovo coerente, che trovo sensibile, gentile, educato là dentro. Altra cosa del Grande Fratello, raga, l'ho scoperto stamattina, che Lucia, non Bramieri quell'altra, e Filippo si sono lasciati. Adesso mi sorge un dubbio. Questa coppia mi è sempre puzzata, ve lo devo dire onestamente. Non ce l'ho mai vista insieme, non mi sono mai piaciuti singolarmente. Però vabbè, sono stati insieme un mese, facendo due conti rapidi. Stamattina o ieri sera si sono messi a parlare e si sono lasciati. Lei impassibile, tipo che se lo guardava. Ok, lui che parlava, no, non c'è più la scintilla, è perché all'inizio era fuoco e fiamma, adesso bla bla bla. Quindi stasera sono super curiosa di sapere cosa dirà Barbarella. Quanto è buono questo. Sappiamo che ogni cosa fritta è buona, ma questo è superlativo. Altra cosa di cui volevo parlarvi, mi era pure volata una bacchetta nel mentre. 13, la serie TV. Abbiamo visto tutti che ormai è ricominciata su Netflix e hanno messo tutte le puntate insieme. In un certo senso odio quando fanno così, perché danno più possibilità di spoiler a chi magari ancora non è arrivato in pari, non è finito, non se l'è mangiate. E poi non lo so, secondo me c'è meno gusto. Aspettare ogni settimana ti dà il tempo anche di pensare alla puntata che hai appena visto, di farti un'idea, rifletterci. Invece buttarle tutte così ti sconvolge la vita, soprattutto se siete una di quelle persone che guardano una serie tutta insieme. Io ad esempio la prima l'ho vista tutta insieme e in un certo senso mi ha un po' rimbambita.
perché comunque non è una serie leggera, anzi, se mi seguite da un po' ve ne avevo parlato, lo saprete. Comunque è una serie che tratta un certo tipo di argomenti, non è una serie che può essere come Once Upon a Time, The Vampire Diaries, Teen Wolf. Questo tratta di fatti veri che succedono ogni giorno in ogni parte del mondo e che noi magari a volte, tra virgolette, diamo per scontato, no? E quindi è una serie che ti porta a riflettere tanto. Io appunto la prima stagione l'avevo vista e mi ha fatto davvero riflettere su tutte queste cose, questi tipi di persone diverse, eccetera. E avevo sentito subito dopo che ci sarebbe stata una seconda stagione. Onestamente io non ne trovavo pienamente il senso, a parte alcuni fatti che sono accaduti nelle ultime puntate, poteva anche benissimo finire così. Rimaneva una serie ricca di significato, però capisco anche la parte economica. Hanno visto che la prima è andata e hanno detto: aspetta, cogliamo la palla al balzo, non aspettiamo neanche troppo, facciamo uscire la seconda stagione. Così tutti quelli che hanno visto la prima, che vi posso assicurare sono tanti, si vedono pure la seconda e noi ci intaschiamo bei sordoni. Io onestamente ho visto finora soltanto 2 episodi della seconda stagione, è uscito quasi già da una settimana. Sto cercando appunto di, tra virgolette, godermela, ma il fatto è che non mi sta piacendo. Tutti mi hanno detto: noi la continuo a guardarla perché le ultime puntate, perché anche queste mi pare siano 13, sono più carine, succedono un po' più di cose, è meno noiosetta, eccetera. Quindi io, vabbè, logicamente l'ho iniziata, me la so guardata, un'ora a puntata, devo finirla per forza, se no tutto il tempo sprecato. Però ecco, non è che mi stia coinvolgendo più di tanto. Mi aspettavo forse io qualcosa di più, mi aspettavo troppo, non lo so. Anche di questo fatemi sapere se seguite la serie, fatemi sapere le vostre opinioni, cosa ne pensate, cosa avreste fatto diverso. Io vi dico che sto quasi vicino al crollo, cioè sento quasi il mio piccolo stomachino che è all'orlo, e vi faccio vedere quanti pezzi mancano. Comunque un bel po'. Manca un nigiri che si è appena rivoltato. 1, 2, 3, 4, 5 di quelli con il gambero. Che male che vada se finirà mia sorella. Però mi piace un sacco fare questo video, perché magari voi in questo momento lo state guardando e come me state mangiando, state cenando, state facendo colazione, pranzo, e ci si tiene compagnia. Fondamentalmente YouTube questo è. Io adesso in questo momento, ok, sono sola in camera a mangiare, sembro una pazza sclerotica magari per qualcuno, però in realtà io so che poi alla fine questo video sarà visto da tante persone, perché anche solo 100 persone sono tante, cioè chi è che mangia con 100 persone, a meno che non sei un matrimonio. E a proposito di matrimonio, raga, stavo quasi per scordare l'argomento più chiacchierato di questi giorni, che magari tempo che carico il video già si sono scordati tutti, ma il matrimonio di Meghan e Harry, ragazzi, ora duche e duca di Sussex. Ogni volta lo devo pronunciare lentamente, se no mi imbroglio. Vi dico soltanto che io sabato, quando c'è stato il matrimonio, mi sono svegliata prestissimo perché avevo paura di perdermelo. E voi direte: ma potevi metterti una sveglia? L'avevo messa, solo che dall'ansia mi sono svegliata tipo alle 7. Il matrimonio c'era mezzogiorno, così. Quindi sono io che sono scema, insomma. Però questo per dire che è stata una figata pazzesca. 7 anni fa, quando ci fu il matrimonio di William e Kate, ero più piccola, non è che me ne importasse più di tanto. Avevo i miei 12-13 anni, quindi non l'avevo seguito. O meglio, avevo visto alcune immagini al TG, finita là. Invece questa volta mi sono seguita tutto. Dai film, perché venerdì sera hanno fatto il film Harry e Meghan, tutta la storia rifatta con degli attori, logicamente. Però secondo me è fatta abbastanza carina anche. Dallo speciale che hanno fatto su Real Time prima del matrimonio, al matrimonio stesso, quindi ho fatto tutti i step. Lei, io la seguivo già da prima per la serie che ha fatto, ogni tanto me la sono ritrovata su Instagram, Google, eccetera eccetera, quindi sapevo chi fosse. Quando sono iniziate a uscire le foto di loro due insieme, io sclerare, perché il principe Harry è sempre stato il mio preferito tra i due, ma penso insomma un po' di tutti sostanzialmente, perché diciamocela, ok che l'aspetto fisico non è tutto, ma dei due è sicuramente il più carino, più piccolo, il più carino. Quindi quando appunto hanno annunciato il matrimonio, sono stata super 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 felice, e la prima cosa che mi sono detta logicamente è: non vedo l'ora di vedere come si veste, parenti e cose, perché comunque la sua situazione familiare, a contrario di quella di Kate che comunque era già una mezza nobile, lei non c'entra proprio niente, cioè potrei essere io, come la mia vicina, come non lo so, quella del mercato, poteva essere chiunque. Quindi mi è piaciuto un sacco come si è comportata e anche come si sta comportando adesso a pochi giorni dopo.
dopo che ha praticamente cambiato stile da così a così, però sua decisione ci sta. Però il vestito che ha indossato al matrimonio, appunto, per me è stato un no. Moltissime di voi, quando vi ho detto questa cosa su Instagram, mi hanno detto: no, Ila, guarda che lei, essendo una principessa, non vorrei usare parole brutte, non mi ricordo come mi avete detto precisamente, ma tipo di secondo piano, di seconda categoria, non so, non poteva mettere un vestito più di tanto appariscente, più di tanto sfarzoso, con pizzo, pietre, eccetera, come magari è stato quello di Kate. Doveva comunque mantenere questo assetto un pochino più sobrio. Anche fosse stato in quel caso, io avrei comunque optato per un altro tipo di vestito. L'unica cosa di quel vestito che mi è piaciuta è stato lo scollo. Per il resto fatto malissimo, proprio di tessuto, fattura, aveva le pieghe il vestito da sposa in mondovisione di Meghan Markle. Cioè, no, capito, no. Le cuciture storte, no. Al contrario, mi è piaciuto molto quello che ha usato quando si è cambiata, quindi per il party, diciamo, la sera. Anche quello, insomma, era un mezzo nì. Sicuramente mi è piaciuto di più. Però in linea generale il matrimonio mi è piaciuto tanto. Cioè, l'ho seguito come se fossi lei in prima persona, è stato bellissimo. Che poi c'erano anche tantissime persone dello spettacolo, americane, inglesi. E infatti una delle cose che ha fatto più scalpore, che vi ho anche ripostato io, è stato David Beckham. Adesso parliamone. Io voglio ritrovarmi una foto e mettervela qua per farvi apprezzare la fregnitudine di questo uomo, che nonostante abbia quasi, se non sbaglio, 50 anni, non vorrei dire una cavolata, cioè niente a cui invidiare, anzi magari ai ragazzi di 20-25 anni, cioè, ma dove state? Ma Victoria Beckham, un sedere grande così per aver trovato uno del genere. Oltre loro c'era Serena Williams, l'attrice che ha un nome un po' impronunciabile, che però ha fatto anche Baywatch, che è una delle migliori amiche di Meghan, e tanti altri, ma davvero tanti altri. Quindi io spero di aver fatto abbastanza gossip, abbastanza chiacchiere qui con voi oggi. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se questo tipo di video vi piace, se ne vorreste altri, anche perché è una sorta di get ready with me alternativo, dove si mangia. Appunto, fatemi sapere la prossima cosa da mangiare, che non sia troppo pesante, perché come potete vedere questi sono rimasti e questo continua a cascarmi. Scusate anche la mise, non mi sono truccata niente, ma alla fine perché sistemarsi e far finta di essere un'altra persona se io sono così praticamente 24 ore su 24, a parte rare occasioni. Quindi se non siete iscritti, mi raccomando, iscrivetevi e mettete un bel pollice in su se il video vi è piaciuto, vi ha tenuto compagnia, non conoscevate il genere e ve l'ho fatto magicamente scoprire, così vi andate a spulciare tutti gli altri su YouTube. E appunto, vi mando un grosso bacio e vi aspetto ai prossimi video. Ciao!